Oh, cazzo! Ah, i jumpscare di questo gioco. Va bene. Vi ho detto che sto facendo e continuerò a fare dei tagli durante queste fasi di avanti e indietro che secondo me sono noiose. Non lo dico necessariamente con cattiveria come critica nei confronti del gioco, perché come ho detto e come abbiamo potuto rivedere proprio adesso, questa è una meccanica che è integrata con lo scopo del gioco, cioè quello di farti venire la strizza. E come vi ho detto prima, il gioco cerca di prendere in contropiede il giocatore che magari si sente sicuro, prudente, tipo, ah, so che è così, so che quello zombie è lì. E ci sono molte cose che invece si modificano proprio per spiazzare il giocatore. Con discreto successo, devo dire, perché cioè, si tratta di jump scare e il jump scare ha sempre cioè, è un sistema facile per spaventare il giocatore, questo bisogna dirlo. Però è un mezzuccio che riesce nel suo scopo. E che caspita stavo dicendo? Perché sono finito qui? Ah sì, vi farò i tagli, però quando succedono ste cose ve le mostro. Ero venuto qui per prendermi questa gemma. Infatti, siccome adesso stiamo per andare da tutt'altra parte, qui nel giardino. Ah, non sono entrato qui per l'altro percorso, quindi non mi è spuntata la mappa. Siccome sto per andare da tutt'altra parte, non so se magari questo oggetto chiave che è qui sul pavimento, tipo dall'inizio del gioco, non so se può servirmi. Quindi vorrei evitare poi di rifarmi tutta la strada all'indietro. Ora da qui passo per il cimitero. Questa per me è un'altra sessione di gioco e quando mi prendo delle pause a volte dimentico un po'. Cioè, sicuramente lo sapete anche voi se giocate ai videogiochi. Sapete la sensazione a cui mi riferisco? Quando uno gioca per 3-4 ore di fila, poi entra nella mentalità del gioco, si ambienta. Quando uno prende una pausa c'è una specie di reset. Ci sono sempre i corvi, i bongustai dell'arte. Ah cavolo, questo l'avevo ucciso. Prima o poi resusciterà. Dovrò cercare di ricordarmene in futuro e fare attenzione. Allora, io sono stato qui. Cioè, sono stato, mi ci sono affacciato un attimo. Jill al chiaro di luna. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Ah, bello l'equipaggiamento dell'esercito. Cavolo! Cagnolino amichevole, vero? Amichevole. Perché? Perché provo a fare il pacifista? Ma siete in tre? No, regà. Manco l'avevo visto quanti siete. No, non la mappa. Decisamente non la mappa. Ci vuole l'armamentario pesante. Accidentaccio, m'ha preso prima che potessi sparare.
Venite. Non ci credo né ora né mai. Guarda un po' te se devo morire in questo modo stupidissimo. Attenzione, mi curo. Non voglio rischiare. Siete morti? Sì. Erba blu. Serve per combattere il veleno. Suppongo quindi servirà adesso. Più avanti ci sarà qualche creatura fastidiosissima. E poi il solito basilico. Come possiamo chiamare in modo affettuoso l'erba blu? Quella rossa è il radicchio, ok. Quella blu, boh. Esistono erbe blu in natura, no? Non ne ho idea. Sembra una fontana ma non c'è acqua. Non cascare di sotto, Jill. Non dice niente. Deve essere l'ascensore che riporta alla cucina nel sotterraneo nella villa, credo. Quest'acqua va da qualche parte, no? Adorabili queste inquadrature. Adorabili si fa per dire. Piscina. Qui c'è un foro quadrato. Mi serve una manovella, quindi. Ok. Spero che quei cagnacci non siano rispuntati. Ok, sarebbe veramente bastardo farli rispuntare ogni volta. Cavolo, ogni volta sbaglio direzione perché è complicato. Cioè, serve il joystick in mano, come vi ho detto, per capire perché è strano. Sembra una specie di cartello segnaletico. Ogni direzione è accompagnata dalla destinazione corrispondente. Valley of Destruction, Cave of Hatred, Summit of Madness. Nord Valle Distruzione, ok, c'è la traduzione. Caverna dell'Odio, Picco della Follia, Sentiero della Vendetta. Gran bei posticini. Segnavento impazzito. C'è un interruttore premere? Sì, no, aspetta un attimo. Barry? Ah. Qui andiamo di bene in meglio. Io sto proprio andando verso la foresta. Interruttore. Che cavolo? Cos'era quella statua? Cerbero? Una statua dagli occhi blu. L'iscrizione dice gli ultimi rantoli della distruzione. Sempre frasi... Mua.
La vera essenza della felicità è la morte. La statua dagli occhi rossi. Iscrizione dice l'urlo di guerra della vendetta. Io non capisco. Il cancello si aprirà quando i desideri del cane da guardia verranno esauditi. I desideri verranno esauditi. Questo vuole la guerra e questo vuole... Aspetta, guerra o vendetta? Già mi sono scordato. Guerra della vendetta, entrambe le cose. E questo... distruzione. Blu distruzione, rosso guerra e vendetta. Quindi devo posizionarli geograficamente. Cioè i segnavento. In base a quelle direzioni. Allora distruzione è nord. Ed è il blu. Guerra e vendetta. Non c'era un'indicazione in riferimento alla guerra, no? Erano tutti tipo stati d'animo. Vabbè, distruzione no, in realtà. Odio, follia e vendetta. Vendetta è ovest. Revenge. Risolto, easy. C'è una nebbia da cimitero tutta intorno e c'è troppa calma per ora. Ah, a proposito di enigmi, vi faccio presente che quando gioco per parecchie ore, poi il cervello mi frigge perché comunque parlo molto e gioco anche più di quello che vedete voi, visto che in un gioco del genere devo fare qualche taglio ogni tanto. Quindi tutto ciò ha un certo impatto sul cervello. Per questo, ad esempio, quando c'è stato l'enigma delle vetrate con la corona, la collana, il bracciale, ci ho messo un minuto in più del necessario. Cioè, a mente riposata uno ci arriva subito. Arriva lì, vede quei cosi, vede i gioielli con i colori diversi, fa uno più uno e collega tutto. Invece quando c'è un po' la stanchezza uno ci mette di più. Ma che bel posticino. Ci sono delle incisioni nelle rientranze. 2 più 3. Due linee verticali, una croce e tre linee orizzontali. Che sia una sorta di simbolo. Ma che... Ma sul serio? Ma... Attaccato dai fottutissimi corvacci. Fatemi uscire e rientrare. Abbiamo capito che i corvi in questo gioco sono diabolici. Statevene tranquilli. Ok, meglio non esaminare. No! Non si tratta della tomba, questi si incazzano quando corrono, cioè quando corro io, mi sa. Attenzione, ridotto a vita gialla da dei fottutissimi pennuti. Vediamo se provo a camminare, magari se ne stanno tranquilli.
Ok, non vogliono essere disturbati. C'è scritto qualcosa su queste lapidi? Pare di no. Non posso andare dietro queste due. C'è una scritta in questa rientranza. Quando il vento soffia sulla terra, le stelle brillano nei cieli. Il vento è una forma esagonale. Porca miseria. A questo non ci avevo pensato. Ho cercato di essere lungimirante e previdente portandomi sto coso e invece mi sono dimenticato di quell'altro oggetto che abbiamo da parecchio tempo. Beh, in realtà da meno tempo rispetto a questo. Accidentaccio. Cioè, quindi adesso dovrei tornare di nuovo indietro. E vai. Fino alla villa. O magari se vado qui, chi lo sa, più avanti c'è una cassa. Perché quello lì l'ho lasciato nella cassa. Questo era ancora a terra. Vediamo, per ora proseguo. Sempre a passi cauti. Per non disturbare i pennuti. Rumore di catene. Come aveva detto Barry. Una grossa statua si erge silenziosa nell'oscurità. Sento passi. Non sono pazzo, li ho sentiti. Non c'è nessuno per ora in giro, è molto strano. Ora mi sbucano 50 zombie all'improvviso. Un capanno. Origano. Forse non dovrei prenderlo. No, meglio di no. Una luce fioca traspare dall'apertura. Forse è un segno di vita. Nel senso che potrebbe esserci qualcuno dentro. Beh, adesso c'è qualcuno dentro. Oh, perfetto. Macchina da scrivere scatola. Divina provvidenza. Si vede un accidente. C'è pure il caminetto. Com'è non c'è il tema musicale? Questa legna sembra recente. Quindi qualcuno ha acceso il falò da poco. Diverse bende sono state appese. Quelle macchie marroni potrebbero essere sangue? Magari Barry si è rifugiato qui. Una mappa di giardino, meno male. Beh, sembra relativamente piccolino. Non è che ha più piani, no. Solo un piano. Un letto di Sadorno. Sembra che nessuno lo usi da molto tempo. Disadorno, complimenti per la scelta lessicale, Giulia.
Da qui c'è un'ottima vista dell'entrata della capanna. Giulia è brava in tutto. Brava a sparare, brava a suonare il pianoforte, se ne intende di arte, di letteratura. Una foto di famiglia. C'è un diario abbandonato. 19, non si sa che cosa. Papà attaccato per primo, mamma attaccata per seconda. Dentro rosso e viscido, bianco e duro. Non vera mamma dove? Non so papà, ha trovato mamma di nuovo. Attaccato mamma, non si muove più, urla. Perché? Volevo solo stare con lei. Mamma dove? Mi manchi? Vabbè, più o meno possiamo intuire che cacchio è successo qua. Qui c'è la scatola. Posso risalire? Sì. Di là si scende a quanto pare. Manovella. C'è quella freccia lì, quindi credo si scenda. No? Non capisco cosa sia quella freccetta sulla mappa, allora. Questa qui. Vabbè. Erba blu, conviene tenerla da parte. Sto qui, posso posarlo? Sperando che, ironicamente, non mi serva fra 2 secondi. Almeno adesso finalmente l'oggetto è dentro la scatola, non è più per terra. Posso anche posare le due erbe verdi qua fuori. La manovella mi serve perché c'è la piscina. Aspetta un attimo. Forse è una pessima idea, ma voglio salvare. Ho solo 5 salvataggi a disposizione, raga, che ci penso. Qui non hanno messo del nastro. E io che credevo di essere al sicuro qui. Fatemi anche ricaricare. Ok, ragazzi, siamo fottuti. Non posso scappare per di qua dalla botola. Io non voglio andargli incontro. Barry ha detto che le munizioni. Non è che posso passare per qua sotto strisciando? Magari no, te pareva. Barry ha detto che i proiettili non le fanno nulla a sta creatura. Chissà, magari Barry c'è pure morto. Quindi non ha senso sprecare colpi. Cioè, ne ho un casino della pistola in realtà, quindi. Magari qualche colpo posso pure usarlo. Letto di Sadorno non si vede più. Va bene. Con calma e padronanza di me stesso, tanto so. Esatto.
No, 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 no. Io non la combatto sta schifezza. Ma neanche per il cavolo. Addio. Basilico fresco. Mi sembra che devo fumare il basilico subito. Eh sì, non posso andare in giro così. Attenzione, dà meno vita rispetto a verde più rossa. Quindi forse ho fatto una cavolata, è stato uno spreco, ma pazienza. Ah, adesso ci stanno gli zombie qua, fantastico. Aspettate, io vengo da... Ma... Confusione cerebrale. Ma io vengo da qui, appunto. La telecamera mi sta... fottendo totalmente. Ok, direzione giusta. Salve. L'omino che contempla il chiaro di luna. Posso passare da dietro l'albero? Sì, perfetto. Perché devo disturbare quel gentiluomo? Assorto nei suoi pensieri notturni. Sì, ma santo cielo quanto rimbalzano. Cioè, non ci posso fare niente, gli occhi mi finiscono là. Ma no perché sono maniaco, perché, cioè, boh. Ce le ha elastiche, evidentemente. Anche qui mi tocca camminare. Forse quello lì è un boss opzionale. Ma che volete? Non vi ho fatto niente. Mortacci tua. Non lo so. Sono veramente irrequieti questi corvi. Ah, non è neanche finita qui, fantastico. Stemmi combacianti. Luna. Stella. Sole. C'è qualche indizio nascosto? Assolutamente sì. Due sporgenze metalliche. Quindi luna è 2. Stella è più. Allora l'ordine è proprio questo, sì. Luna, stella, sole. Perché ricordo che il terzo era quello con le linee orizzontali. Dicevo, forse questo qui è un boss opzionale. E ma ci avete rotto l'anima proprio. O magari non è opzionale, prima o poi dovrò ucciderlo per prendere... Oh, vieni dalla mamma. Vieni da Giulia Valentina. La pistola è stata posizionata al suo interno. Una pistola. È lo stesso modello di Barry. Revolver Magnum. L'arma dei sogni. Guarda che bestia. Sto coso c'ha un rinculo che ti spacca i polsi, le braccia, le spalle, tutto l'apparato scheletrico. Però fa dei danni atroci.
Silver Serpent. 357 Magnum, ovviamente. C'è sempre il simbolo tipo familiare degli Spencer, credo, sul manico. Forse prima o poi quel boss dovrò ucciderlo per ottenere qualche oggetto che mi servirà per proseguire. Ma per ora vedo di prosciugare la piscina. Forse potrei usare proprio la Magnum per provare ad abbattere quella creatura. Qualche video fa ho detto che all'interno della villa si ha l'illusione di avere un po' più controllo negli scontri a fuoco. Questa è una mezza verità. Cioè, diciamo che al chiuso e all'aperto ci sono dei rispettivi pregi e difetti. Al chiuso, se sei in un corridoio, vedi i zombie che vengono da una sola direzione. E quindi hai solo quella di cui preoccuparti, non puoi venire attaccato da altre parti. Però puoi essere messo con le spalle al muro e non avere via di fuga. Viceversa, se sei all'aperto, hai un'infinita possibilità di opzioni per un'eventuale fuga. Però ci sono anche infinite direzioni dalle quali puoi essere attaccato dagli zombie. Facciamo un tuffo notturno in piscina, Jill. In lontananza si sente il rumore di una cascata. La manovella c'è ancora, quindi potrà servirmi in altre occasioni. Una cascata. Dove potrebbe essere? Beh, per ora non ho altre cose in sospeso, a parte quella creatura lì nella casettina nel bosco. Dove sto andando? Ah, ok. Erba blu. Cresce l'erba blu, ora non ti serve. Ah, perfetto. Non attaccatemi. Una cascata violentissima. Sembra che ci sia qualcosa al di là della cascata. Talmente violenta che proprio non ci puoi neanche passare, Jill. Questi cosi mi disintegrano l'esistenza, non ci posso fare nulla. Vediamo se posso sbloccare la batteria è stata rimossa. Quindi questo non funziona. Il generatore dell'ascensore non è attivo, deve esserci una fonte di elettricità da qualche parte. Una specie di creatura trasparente sta nuotando nell'acqua.
Via, lasciatemi in pace, corvacci. Non è un comportamento tipico... Ah, meno male che c'è del radicchio. Non è un comportamento tipico dei corvi attaccare così ferocemente esseri viventi vivi. Cioè, i corvi sono degli spazzini alla fine. Quindi il mio sospetto è che siano stati contaminati anche loro come i cani. Porca miseria! Fortunatamente ho tanti proiettili, quindi... Vero? Sì, sì, dai. No, Jill, verso il basso. Sicuramente sti cosi avvelenano, quindi non voglio dargli la possibilità di infastidirmi. I grilli notturni. Bellissima questa inquadratura. Non è altrettanto bella la musica. Ho la mappa anche di qui dentro. Casa del custode. Erba blu. Tantissime erbe blu. Uno spray pesticida per fiori, sembra vuoto. Mi aspetto sempre qualcosa di brutto da queste porte che si aprono. Macchina da scrivere e scatola, perfetto. Scaffali contengono secchi a corda. La corda sembra essere stata tagliata di recente. Deodorante spray. Nastro inchiostratore, meno male perché iniziano a scarseggiare, per così dire. Contenitore del cherosene, buono buono. Anche se l'avete visto, cerco di non uccidere gli zombie se possibile. Proprio perché questa meccanica ti costringe a occuparti. Cioè, pensate se io uccidessi davvero ogni zombie. Lasciate stare il discorso delle munizioni. Se io li uccidessi tutti e mi mettessi a bruciare i corpi. A parte il fatto che avrei solo due gocce con me ogni volta, quindi sarebbe un casino. Avrei sempre due slot dell'inventario occupati. Pensate a tutta la partita che ho fatto fino ad ora. Sarebbe andata molto molto più a rilento se io avessi tenuto quei due oggetti con me. Però ovviamente in certe occasioni è consigliabilissimo farlo. Aspettate, quanta vita ho? No, ok. Quindi fatemi posare la manovella. Non so se potrà servirmi nel futuro prossimo. Non ho raccolto nessuna delle erbe blu. Aspettate, fatemele posare adesso. Cioè, sono qua fuori, non mi costa nulla prenderle. Non mi costa nulla, e adesso qua fuori è pieno di zombie magari. No, ok.
Sarei tentato di fare un tentativo. Scusate il gioco di parole, tentato, tentativo. Vorrei provare ad affrontare quel boss. Quattro slot dedicati alle armi, forse è un po' eccessivo. La Magnum sicuramente fa più danni del fucile d'assalto. Ho ancora anche il lanciagranate. Questo dovrebbe essere proprio per i boss stracazzuti.